Ciao a tutti. Oggi voglio sottolineare qualche esempio sbagliato di fare cattiva comunicazione utilizzando i termini inappropriati o totalmente scorretti. Ci sono due aspetti che mi sembra che di tanto in tanto fanno capolino fra le nuvole o ogni tanto intervallate dal sole della comunicazione nel nostro paese. Uno, quella roba che è il politichese, cioè di quel modo di parlare proprio, ma comunque improprio a livello linguistico, diciamo proprio del mondo della politica, dei partiti e anche di alcuni giornalisti che si occupano di politica, che fanno poi da cassa di risonanza di certi termini, che non vanno assolutamente bene, e dall'altra invece, in un ambito più propriamente, diciamo, aziendale e manageriale, l'utilizzo di termini inglesi in modo inappropriato e quindi scorretto rispetto al vero significato. Parliamo dal politichese. Ci sono due termini che oramai da diversi anni si ripetono e li sentiamo spesso in televisione, li sentiamo alla radio. Li leggiamo anche, ancora peggio, sulla carta stampata. Perché peggio? Perché una cosa è fare un servizio televisivo, radiofonico, si va magari in tempi stretti e si butta là. Non è così, ma diciamo si va più sulla estemporaneità di ciò che si comunica. Una cosa è la carta stampata, perché quando scrivi un pezzo ci stai almeno un po' di tempo in più, hai un po' più di tempo per pensare a ciò che stai scrivendo, a ciò che poi verrà pubblicato. Ma andiamo per ordine. Quali sono i due termini? La chiama e la quadra. La chiama. Quando, per esempio, in Parlamento i deputati o i senatori sono chiamati a esprimere il proprio voto in merito a una determinata situazione di tipo legislativo, regolamentare, eccetera, si dice inizia la chiama. No, non è la chiama, è la chiamata, non la chiama. Cos'è la chiama? Chiama è il verbo designato alla terza persona. Lui, lei chiama, questo. È iniziata la chiama alla Camera. La chiamata dei deputati o dei senatori alla votazione. Questo, la chiama. Ma meravigliosa è quando si usa il termine, meraviglioso al momento, per cercare la quadra. Intendono la quadratura del cerchio. Cos'è la quadratura del cerchio? Sintetizzando veramente minimi termini, è trovare una soluzione complicata a una situazione difficile in modo da fare la quadratura del cerchio. Diciamo così. La quadra. Ma cos'è la quadra? Stanno lavorando i segretari dei partiti della coalizione di governo o di quella di opposizione per trovare la quadra, per trovare la quadratura, la soluzione al problema. Cos'è la quadra? Ma chi è? È la moglie del quadro? È il quadro che cambia sesso? Ma per me il quadro può sposarsi con la quadra e può anche cambiare sesso, non c'è nessun problema. Ma capite bene che è ridicolo utilizzare questi termini e poi addirittura continuare a utilizzarli. E questo per quanto riguarda il politichese, che è una vera e propria, scusate, so che non è carino, ma una vera e propria metastasi linguistica da mettere definitivamente nell'archivio verticale chiamato cestino. Butti là, svuoti il cestino e ti dimentichi questa roba, ma credo che andrà avanti per parecchio tempo, forse in perpetuo. Passiamo ai termini inglesi. Se ne sentono tanti utilizzati in modo inappropriato, sbagliato. Ne segnalo due. Qualche anno fa ho sentito più di una volta un giornalista che si occupa di retail piuttosto che di produzione, eccetera. Riferendosi a un determinato prodotto, una determinata azienda, chiamandola o chiamandolo se il prodotto è un category killer. Category killer, il vero significato è assassino della categoria.
ma si usa soltanto ed esclusivamente quando quel prodotto o quell'azienda, o tutte e due, dominano in modo assoluto il mercato nel quale operano. Invece in quei casi in cui diceva, oramai è un category killer, no, stava avanzando l'azienda e poi quei prodotti di cui parlavano, stavano aumentando le quote di mercato, ma ancora erano quote minoritarie. Quindi non erano category killer. Avrei potuto dire, con il tempo potrebbero diventare di category killer. Beh, una cosa un po' diversa, quindi, ma voleva fare un po' il figo, probabilmente, no? Un po' il mago Merlino di come evolve il mercato. Sono già categorie, siamo tutti category killer, perfetto, siamo tutti assassini di categoria. Lasciamo perdere. Anni fa, mi ricordo, che sono passati diversi anni, però mi pare che venga ancora un po' utilizzato, all'interno di un team di lavoro, consulenza aziendale, progetti appunto a supporto del marketing di alcune aziende dell'agroconsumo, ero coinvolto in questo team di lavoro, parliamo di circa 20 anni fa, meno male che il tempo poi è passato, perché magari non sento più da certe persone quel modo improprio di parlare. Un progetto, come sapete, ha degli step, ha dei passi, delle fasi e quindi viene stabilita una tempistica, progettazione iniziale, cura dei contatti, esecuzione e via dicendo, analisi del mercato, sono tanti gli aspetti. La tempistica, per esempio, dal 10 al 20 del mese, cura dei contatti, poi dal 20 al 30 del mese. Elaborazione della mailing list, studio dei target di riferimento, eccetera. Si chiama timing. Questo vuol dire fare timing, cioè stabilire una tempistica di riferimento, di massima potremmo dire, entro la quale bisogna svolgere determinate attività in vista dell'obiettivo finale. Cosa utilizzavano nel documento scritto a caratteri cubitali? Perché sembra che se uno fa le cose urlate, a caratteri enormi, eccetera, valga di più, non è vero. Timetable. No, timetable è un termine inglese che viene e va usato soltanto ed esclusivamente per indicare gli orari di partenza o di arrivo di chi? Di aerei, treni, di navi, di servizi di trasporto di qualsiasi tipo. Quello è il time tape, è l'orario ferroviario, l'orario del, non so, degli autobus e via dicendo. Non è il timing, non c'entra niente, sono cose diverse. Timing è tempistica specificando la temporalità, cioè praticamente il tempo necessario stabilito per certe attività. Il timetable è proprio l'orario. Il treno da Milano a Torino partirà da Milano Centrale, sto inventando, alle 8:43 minuti. Ecco, quello è il timetable. Il timing è un'altra cosa. Quindi esorto un po' tutti, specialmente i più giovani, a rifiutare questi modi sbagliati, inappropriati. E diciamolo pure anche un po' faciloni, no? Di scrivere e di comunicare. I termini, le parole hanno un loro significato, sia i termini italiani che i termini inglesi. Vanno utilizzati nel modo giusto e appropriato. Non fare questo, beh, guardate, non riguarderà tutti, l'errore è dietro l'angolo per chiunque, anche per il sottoscritto, ci mancherebbe altro, non ci mancherebbe altro, non mi sento unto da un signore, da una divinità, tutt'altro. Ma bisogna cercare di fare ogni cosa, ogni sforzo, impegnarsi anche nell'ambito della comunicazione scritta, verbale, orale, per non fare mai nulla in modo superficiale. La superficialità non è mai una cosa accettabile, è una cosa da evitare, come da evitare il pressapochismo, come da evitare anche le cose un po', come posso dire, raffazzonate, il sentito dire il termine va di moda, lo uso anch'io. No, non è così, va di moda perché è una stortura, ma in realtà dietro, dentro, come significato, non ha un accidente di niente. Quindi occhio a questi aspetti e
E occhio al prossimo video, sempre con Marco on the News. Ciao a tutti e grazie per la vostra attenzione. A presto, ciao.